Al Luca Vallese di Alba Adriatica arrivano i pescaresi del Delfino Flacco Porto a caccia di punti salvezza pesanti dopo le recenti due sconfitte. L'Alba di Izzotti non perde da ottobre e continua a cullare il sogno playoff. Parte bene la squadra di Bonati con una cavalcata indisturbata di Saltarin. Bravo Petrini. Dal susseguente calcio d'angolo arriva il vantaggio ospite. Parabola pennellata di Ligocchi. Arriva prima di tutti D'Alessandro, spizzata e vantaggio pescarese. Primo tempo contratto della squadra di casa che soffre il gioco scorbutico degli ospiti, che vanno vicini al raddoppio con questa incursione di Rucci sulla solita invenzione di Ligocchi. Al 18° viene fermato Teraschi in posizione di fuorigioco, era tutto solo davanti a Petrini. Grandi proteste di Bonati che viene allontanato negli spogliatoi da Battistini di Lanciano. Proteste anche al Benzi per questo contatto ai danni di capocasa al limite dell'area di rigore. Primo giallo alla mezz'ora per Piccone, sarà un giallo pesante. Prova a scuotersi l'Alba nel finire di tempo, Miani appoggia per Foglia, tentativo di conclusione per due volte, il destro è il più pericoloso. Palla alla sinistra di Falso, ancora Giambè per Lorenzo Emili, palla alta. Finisce bene Alba Adriatica, l'occasione più ghiotta è sulla testa di Giambè, gran cross di Nicola. Colpo di testa di pochissimo al lato, inizia forte nella ripresa la squadra di Izzotti e dal 6° minuto arriva il pari, gran numero sulla sinistra di Nico Piccone che pennella questo cross per la testa di Miani, grande coordinazione, senso del gol per Simone Miani, 1-1 e sfida rimessa in piedi, doppio giallo per Piccone. Battistini lo manda anzitempo sotto la doccia nonostante l'inferiorità numerica. L'occasione più ghiotta del match arriva sui piedi di Andrea Capocasa, grande il lavoro di preparazione, il sinistro impreciso del centrocampista Albense. Ancora Alba Adriatica, un finale di grande cuore per i ragazzi di Izzotti, non trovano però la via dei tre punti, finisce 1-1. Andiamoci ora a sentire le voci del mister dei locali e del debuttante ospite Erika Ascenzo. Mister Izzotti, allora, pareggio, non si possono vincere tutte le partite, 14° risultato utile consecutivo senza contare la sconfitta con il Penne. Mi ha colpito tanto lo spirito dell'ultima mezz'ora, avete provato a vincerla anche in 10, l'occasione più ghiotta ce l'avete avuta voi. Non è stata una partita di calcio, perché a giocare a calcio bisogna essere in due, dall'altra parte c'era un gioco istruzionistico al quale noi come età non siamo nemmeno abituati. Onestamente mi aspettavo anche una gestione arbitrale diversa, perché di fronte a questo atteggiamento bastava intervenire in una certa maniera sin dall'inizio e non avrebbe permesso alcuni comportamenti da parte loro, che poi alla fine hanno innescato un nervosismo che non ci permetteva di giocare. Dal primo tempo ci siamo guardati negli occhi un attimino, i ragazzi sono stati intelligenti a recuperare la partita, a metterla sul piano del gioco per quando potevamo. Ripeto, queste partite sono strane, mi accontento del pari perché oggi come oggi non era facile nemmeno quello. Siamo con Erika Ascenzo del Delfino Flacco Porto, debutto oggi dal primo minuto, sì. Per te oggi avete messo tutto in campo, doti tecniche non solo, perché comunque è stata una battaglia agonistica. Sì, abbiamo fatto la partita come l'avevamo preparata, passati in vantaggio abbiamo iniziato a fare il nostro gioco, ma un gioco intelligente a mio parere. Volevo ringraziare tutto lo staff e tutti, soprattutto i compagni che mi hanno sostenuto dal primo minuto, e questa soprattutto al mister che mi ha dato fiducia in una partita così importante.